Ok, siamo arrivati a Bootleaf. Cos'è Bootleaf? Andiamo a cercarlo su Firefox. Si apre, si dovrebbe aprire Bootleaf. Bootleaf, che è distribuito su GitHub, è simple, responsive template for building web application, web mapping application with Bootstrap, Leaflet e Type.js. E questo andiamo a scaricare lo zip, salva file, andiamo ad estrarre questo zip. Estrai qui, lo andiamo a mettere sul desktop, bootleaf, e lo facciamo partire. Non è molto bello, ma perché abbiamo fatto partire a Vediamo la pagina sorgente. Funzionava anche abbastanza bene. Perfetto. Dobbiamo modificare subito questi parametri. Quindi, praticamente funziona bene se lo caricate su un server web. Invece, se lo caricate in locale, mettete HTTP qua. Cioè dove ci sono i due slash bisogna mettere HTTP. Ok, poi ci dovrebbe essere anche qualcosa in fondo, sì, un bel po' di cose. Vi ricordo questo qua, se lo caricate su un hosting non ha alcun problema, perché questo slash slash vuol dire su... Sostituisce l'HTTP, quindi adesso dovrebbe funzionare tutto regolarmente. Ok, quindi bootleaf. Io se cerco qualcosa, proviamo a cercare Asia, mi dà Asia Society e mi dà le informazioni qua. Perfetto. La cosa più semplice è Va bene, questi file GeoJSON, sicuramente sono dei file JSON, Museum or Theater. Che cosa sono? Si va nella pagina sorgente, vediamo, cerchiamo Museum, ancora, lì aveva già trovato qualcosa. Però quello che ci interessa è un file museums.geojson museum. Perché sembra che non è qui, non è qui. CSS app. No, non è neanche qui. Ma se scrivo GeoJSON, perché lì sono i link per scaricare. GeoJSON. No, continua a ritornare qua. Dove carica la mappa? Ci dovrebbe essere un file. Ah, eccolo qua. Asset app.js. Eccoli qua. Data Bureau. Museum. Eccolo qua, Museum Layer. Qua. Data.museum.septendrion.geojson. Quindi,
Se noi andiamo in data, troviamo theater e museum. La cosa più semplice è questo, lo incolliamo, lo rinominiamo, apriamo questo file in QGIS. Vediamo come è strutturato questo file. Noi andiamo a mettere i nostri punti che avevamo visto negli esercizi precedenti esattamente dentro a questo file e ricarichiamo questo file. Quindi desktop, bootstrap, bootleaf, questo museum.json, apri, open e lui mi ricarica qua. E sono esattamente quelli. Se noi adesso facciamo QGIS to diff, no, open layer, carichiamo OpenStreetMap, giusto per avere un riferimento, sì, gli diamo la proiezione. Non arriva la proiezione. Proiezione enable 3857. Che palle, da quando non la trasforma in automatico, è un problema. Ok, non è sotto. Adesso noi carichiamo i nostri punti in Italia. Desktop, sudo s to 2g. Questi. Ok, andiamo in Italia. Quindi prima di tutto salviamo con nome questo GeoJSON in Esri JFile, quindi chiamiamoli museum. Salva. Add. Questo per adesso lo rimuoviamo. Andiamo ad analizzare la tabella. Questa tabella, che sono le stesse informazioni che ci possono essere utili quando interroghiamo un museum. Questo sarà il titolo, il name, il website. Quindi name e altre informazioni. Noi purtroppo livello sempre sopra. In PTGIS probabilmente abbiamo solo, adesso concentriamoci su questo identificativo, e questo identificativo lo chiamiamo nome. Poi ci portiamo dietro invece della somma e l'icon exp. Aggiungiamo una nuova colonna. Ok, sì, ci dovremmo essere. Quindi rinominiamo ID con name. ID lo facciamo diventare name. Poi la somma per adesso la facciamo diventare lo zip code. E poi save, yes. Qui in museum aggiungiamo una nuova colonna perché è quella che ci potrebbe interessare e la chiamiamo icon exp string. Ok, save, yes, close. Selezioniamo tutti questi punti e li incolliamo dentro a museum. Sembra una procedura
alquanto inusuale, ma devo dire che in questo modo avete una mappa personalizzata e adesso vedrete che mappa personalizzata in veramente pochi click. Sono passati 10 minuti. Vedrò di svegliarmi, copy future, zoom to layer, edit, past future, adesso sono tornati questi, eliminiamo quelli in America, save, non posso salvare. Perché non posso salvare? Il conexp, zip, name, dovrei riuscire a salvare. Lui cosa mi ha dato? Proviamo a rinominare i permessi. Tre, quattro, cinque, sei. Vediamo se adesso lo salva. No, mi dice error, future non added. Ci sono delle geometrie, non punti. Quali sono le geometrie non punti? Ah, non posso salvare. Current edit, save. Proviamo a salvarlo con un altro nome. Sì, è un problema quando succede questa cosa dei punti, ma probabilmente adesso museum.2. Vediamo cosa sta salvando. Sì, probabilmente ci sono dentro dei punti che non vanno bene, infatti. Niente, torniamo indietro. Chiudiamo senza salvare. Alla fine non c'è più niente questa qua dentro. Non salviamo tutti i punti, salviamone solo tipo 2. Edit, copy future, start editing, edit, past future. Ah, posso incollarli Niente, sta dando problemi. Cosa si può fare? Close without saving. Ok. Quello che possiamo fare è esattamente prendere questa tabella. E salvarla già con queste colonne. Perché lui in effetti ce l'ha già, gliel'ho date prima queste colonne, togliamo x, la y, latitudine e longitudine, ma salviamo anche così, salva con nome, save as, geojson, la salviamo con direttamente qua in theater.
sostituisci, proviamo ad aggiungerla. Fondamentalmente l'ha fatto così. Se io vado su A4, lui mi va in Italia e me li fa vedere tutti qua. Funziona così. Sì, c'è stato solo qualche errore delle geometrie. Quindi, niente. Andiamo avanti, siamo arrivati a 15 minuti. In 15 minuti con parecchi errori avete una mappa già pronta. Quando noi facciamo F5, lui ci ritorna su New York. Come facciamo a dirgli di, invece di tornare su New York, di tornare su questi punti che sono in Italia? Si va in app asset js app js jkp edit, si cerca prima museum per vedere come si chiama. Bar museums e poi si cerca bound. Bound. Perché ad un certo punto ti dice fit to map bureau, invece noi non gli diciamo di bureau, ma gli diciamo di museum. Salviamo, torniamo di qua, esce la mappa. Magicamente si dovrebbe andare su Museum. Non l'ha presa. Museums map fit to museum. Proviamo a fare così. No, cioè, no, non gli piace, vuole trova. Museum layer, mappad, Get mount, sì, è sicuramente questo. Vabbè, comunque adesso forse non è questo bound. Infatti, era un altro bound. Perché allora questo qua, ok, bounce, sto cercando quando mi dice le coordinate, perché non è in questo file ma è qua. No, è comunque in questo.
Sì, adesso lo cerco, è questo qua. Map quest. Control. Map fit to bond. Era giusto questo. Però perché vedo che ci sono altri bond. Niente, mi sto intestardendo un attimo su che all'inizio lui vada effettivamente a zoomare sull'Italia piuttosto che su New York, però niente, ve lo... Ve lo dico dopo nei commenti dove... Clear now. Dove va modificata quella parte lì. Sì, perché è come... Adesso, sinceramente, non so perché stavo cancellando Museum e è diventato Theaters. Però, alla fine li ho fatti andare su Theaters. Le mappe del... Quello che stavamo cercando di mappare, sono andato convinto che erano i musei, invece sono i teatri. E questo mi ha portato a fare questo errore. Che mi concentravo sui musei, invece erano i liar. Ok, AA06. Mettiamo che la A02 sia un'immagine, quindi prepariamo il nostro PTGIS con un campo insert image string. Ne faccio solo uno, proprio la prima, che è la AA02. Vado a cercare qualsiasi immagine in internet. Castle, la prima, visualizza immagine. Me la devi per forza aprire. Sì, boh. Copia. Image location. Vado nella mia tabella. In A02 faccio image location quella, salva. Riesporto ancora save as GeoJSON. Alla fine io quello che ho modificato sono i teatri.
Sostituisci. Ok. Ritorna di qua. La 02. Ok, niente. Qua ci dovrebbe essere l'immagine del castello. Andiamo in index. Proviamo ad andare in index. Dobbiamo andare a trovare una cosa che in teaters mi trasforma i campi in una tabella. Quindi la prima cosa è. Lui dice, vabbè, sostituiamo website con image URL. Qua il nome della colonna era image. Togliamoli la href. Blank, mettiamoli più future, ci togliamo tutto questo. Ho saltato qualche più di troppo. Future image manca il più. In A02 image è questa. La cosa più semplice da fare è img src uguale questo, non facciamola troppo grande, quindi width uguale 300, anche 200, e poi chiudiamo il td. Carica immagine. Forza, che queste cose sono semplici e si possono fare. E possiamo invadere il territorio con queste bellissime soluzioni. Stop.